160. Cerchio Marina, la via della conoscenza, attraverso Attilio M. Andrea, da qualche tempo a questa parte stiamo cercando di condurvi al punto nel quale la vostra mente venga provocata in maniera tale che non possa più granché blaterare. Per fare ciò stiamo entrando in quello che ci sembra maggiormente appropriato e che riguarda proprio il modo con cui funziona la vostra mente. Com'è che funziona la vostra mente quando si trova di fronte ad un qualsiasi fatto che le accade e ad un qualsiasi evento che la provoca? Normalmente la mente cerca di interpretare quel fatto, quell'accadimento, quello che le si para davanti, cercando di connettere tutta una serie di aspetti, cioè la mente cerca di situare quel fatto all'interno di una connessione molto particolare. Abbiamo visto che in realtà il vostro quotidiano non è caratterizzato né dall'esigenza di realizzarvi, né dalle necessità che avete, ma l'uno e l'altro aspetto sono il risultato del modo di funzionare della vostra mente. Ed abbiamo anche detto che la mente sopravvive in base al fatto che in continuazione tende a connettere cose o aspetti che in realtà non sono connessi. Proviamo ad entrare in questa questione prendendo in rassegna alcune situazioni del vostro quotidiano e vediamo cosa ne esce. Quando ad esempio al mattino vi alzate e vi proponete di fare qualcosa, immediatamente siete costretti ad analizzare quello che volete fare e successivamente siete costretti a chiedervi quanto tempo potete dare all'azione che volete fare o al progetto che volete mettere in atto quel giorno. Inoltre dovete cercare di collocarlo in modo che sia consono con tutte le altre attività che fate e con la natura di quella particolare azione che volete intraprendere quel giorno. Ma tutto questo non basta, e per dare senso a quell'azione voi dovete conficcarla dentro una gamma di possibilità che avete. Per esempio, se decidete di incontrare una certa persona, questo deve rientrare in una serie di possibilità che voi avete relativamente al fatto di poter raggiungere quella persona, di poter parlare con quella persona, di potervi mettere in relazione con quella persona, cioè voi dovete per forza di cose connotare un'azione con le possibilità che avete. E quindi se non aveste la capacità di orientarvi in una certa città o se non aveste la capacità di intraprendere un'opera di raccolta di informazioni per arrivare ad un certo posto in cui dovete incontrarla, non la potreste incontrare. Per cui voi dovete connotare un'azione con le possibilità che avete. Questo però vi porta di fronte anche ad un'altra questione. Se un uomo guarda al proprio quotidiano, quali sono le possibilità che egli ha rispetto ad una qualsiasi azione? La prima possibilità che avete nel vostro quotidiano è quella di distinguere una cosa dall'altra. E la seconda possibilità che deriva dal distinguere e che porta come conseguenza il distinguere è lo scartare. Quindi la prima è il distinguere e la seconda è lo scartare. E questa seconda possibilità dipende dalla vostra struttura mentale. Voce della quiete, punto, Vagliano, chiocciola, gmail.com. Continua.